È stata posta sotto sequestro tecnico la rotatoria di Marina di Ragusa, dove il giorno di Pasquetta ha perso la vita la 26enne Carla Barone per un terribile incidente in moto. Il sequestro, operato dalla Polizia Stradale di Ragusa su disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale di Ragusa, Santo Fornasier, titolare dell'inchiesta aperta per capire quanto la tanto contestata rotatoria abbia inciso sull'incidente mortale del 2 aprile. Sull'indagine vige il massimo riservo, gli inquirenti al momento preferiscono non parlarne. Se prima non si fa piena luce sulla vicenda, intanto i segnali esposti sul limite di velocità che si abbassa gradualmente a mano che ci si avvicina alla rotatoria che si trova sulla Donnalucata Marina di Ragusa nella ex strada provinciale 63, spingono gli automobilisti a rallentare. Alcuni fanno il segno della croce alla vista di quel mazzo di fiori che ricorda la prematura quanto tragica scomparsa della comisana Carla Barone. Se sul fronte investigativo le bocche rimangono cucite, sembra che invece, per quanto riguarda la prevenzione e le misure adottate dall'amministrazione, ricordiamo che la rotatoria ricade sul suolo comunale, sembra che la polizia municipale, coordinata dal comandante Giuseppe Puglisi, stia predisponendo appositi servizi mirati alla messa in sicurezza della rotatoria stessa.